Quest'oggi vi avrei fatto vedere la riparazione di questo Lenovo che ha problemi di connettore, però c'è qualcosa di anomalo perché il cliente ci ha detto che è stato portato 15 giorni fa in riparazione, ma in realtà non abbiamo né i dati di questo cliente. 15 giorni fa, visto che il computer è stato portato ieri per dirci questa cosa, che era il 31 di agosto, 15 giorni fa era Ferragosto praticamente, quindi ha detto che a Ferragosto questo computer è stato portato da noi. Io non l'ho mai visto perché me li ricordo abbastanza bene, soprattutto per un lavoro del genere. La cosa strana è che ci sono dei nastri, degli scotch da questo lato, che belli appiccicati. Io per abitudine tutte queste cose qua le pulisco con alcol isopropilico e non lascio nessuna traccia di queste cose qui perché non le sopporto, proprio non mi piacciono. Un pezzo di nastro copre perfino la porta USB. Anche questo non capisco. E in più, nella parte interna, oltre a non essere stato pulito, perché si vede che ci sono strati di porcheria da mesi, la polvere sullo schermo vuol dire che è spento, non pulito anche lì da mesi, non c'è il nostro adesivo. Quindi purtroppo per il momento sospendo. Contatteremo il cliente, se nel caso si risolva la situazione, si capisca che cosa sta succedendo. Vedremo, qua manca una vite. Manca una vite. Vedremo per il connettore, anche se qua comunque penso che connettori di questo tipo in casa di non averli, quindi se dovrà essere sostituito ci andrà un po' di tempo per vedere la seconda parte. Comunque, magari ci sarà una seconda parte o continuiamo questo video nei prossimi giorni. The next day. Allora, il cliente adesso, dopo aver detto due volte ieri che era stato portato qua 15 giorni fa, ha detto che invece sono 6 mesi fa. Allora, 6 mesi fa, può anche darsi che non me lo ricordo, andiamo a vedere cos'era stato fatto. Probabilmente solo la risaldatura del connettore, ipotizzo. Lì non c'è la vite. Però diamo un'occhiata giusto per capire. Qua sembra tutto in ordine. O si è distaccato il pin centrale? Forse sì. Andiamo a vedere col microscopio. Il pin centrale effettivamente sembrerebbe potrebbe sembrare rotto comunque qua giù. Dietro sembra che abbia scaldato. Ah, muove. Però questo è proprio. È proprio rotto. Allora, il pin centrale è ben messo, quindi è ben piazzato sulla plastica, con molta probabilità si è staccato. Allora, procederemo a metterlo in verticale in questa maniera e effettuare la saldatura da qui. Dobbiamo appoggiarlo su qualcosa. Ok, andiamo a fare sta benedetta saldatura. Flussante, una buona temperatura per
come lampadario che dice che c'è la scheda interna tipo quella di un computer, però mi pare strano. Ha già tolto la scheda? L'ha già tolta la scheda del lampadario per caso? Non ho capito. L'ha già tolta la scheda del lampadario? No, io sto cercando di muovere qualche filo, ma non ho toccato niente. Ok, io non La scheda lampadario l'ho però. vista, insomma, che c'è una scheda tipo quella che sono nelle radioline, così, no? Ma è un lampadario tanto grande? Se non è tanto ingombrante lo può portare in negozio e glielo guardo in settimana. Sì. Ah. Ok. Ok. Ecco qua. Provvederò comunque a ordinare il connettore. La prossima volta lo cambiamo. Comunque tiene, lo do da tutte e due le parti. E ordiniamo il connettore. Capito che essere sulla e non conduce, perfetto. In centrale. Andiamo anche di riparazione, però devo in qualche maniera tutelarmi dalle situazioni ambigue. Per cui è meglio fare il video. Salve. Accedere il connettore. È stato stretto con le pinze, quindi non mi stupirei affatto che. Ma non è tanto duro. Però è stato chiuso in una morsa, forse, ma forse delle pinze proprio. C'è i segni. Vabbè. Guarda che AVG e AVA sono lo stesso antivirus. È la stessa azienda cecoslovacca che lo fa con due nomi diversi.